Il turismo, settore trainante dell'economia regionale, diventa materia di studio approfondito grazie ad un master di primo livello promosso dall'Università di Macerata. Un master innovativo nel metodo e nell'approccio di studio, il percorso specialistico e professionalizzante intende infatti approfondire la dimensione etica della definizione stessa dei prodotti turistici che imprese, enti e istituzioni sono in grado di fornire nel panorama attuale. Nasce qui a Macerata perché Macerata è anche la sede dell'unico corso in scienze del turismo che c'è nella regione Marche. E l'importanza di questa offerta formativa è proprio perché è un master, quindi viene dopo la formazione delle lauree sia di primo che di secondo livello. Abbiamo il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cioè del governo italiano, ma anche dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Italiana, della Regione Marche e della Diocesi stessa di Macerata. Il master, che prevede l'alternanza della formazione in aula e a distanza e stage presso strutture pubbliche e private, è rivolto a laureati, operatori turistici e responsabili di enti e istituzioni che operano nella gestione e nella programmazione di attività turistiche. L'ammissione al corso, che inizierà a partire da luglio, è limitata al numero massimo di 30 iscritti e seguirà criteri pubblicati nel bando ufficiale scaricabile dal sito della Facoltà di Scienze della Formazione. Essere vicini agli uomini comunque anche in questa esperienza del turismo, valorizzare le realtà che anche la Chiesa custodisce, offre come luoghi di riferimento per la ricerca sia religiosa sia comunque di conoscenze, e in terzo luogo anche la dimensione etica, cioè nel turismo convergono a volte anche la ricerca di un divertimento sfrenato. Da ultimo vorrei sottolineare come di recente in aprile c'è stato un convegno che si è tenuto in Messico e lì abbiamo proprio riflettuto anche alla luce di un bellissimo messaggio del Santo Padre sull'impegno della Chiesa a favore di un turismo etico e sostenibile.